Siamo qui con Daniele Misischia, che ha realizzato per la quarta edizione del Fippili Horror Festival il cortometraggio in concorso The Bunny Man. Volevamo sapere, prima di tutto, a cosa ti sei ispirato o se è farina del tuo sacco questo cortometraggio. Allora, diciamo che The Bunny Man esteticamente è ispirato a un videogioco indipendente di due ragazzi molto giovani. Il gioco in questione si chiama Hotline Miami. È un gioco che, nonostante sia molto povero di tecnica, ha riscosso molto successo per il suo stile grafico che si rifà molto al Drive di Refna, quindi con molti rimandi all'estetica anni 80. Io questo The Bunny Man ho voluto omaggiare un po' quell'estetica sia di Hotline Miami che di Drive, quando poi la storia è solo liberamente ispirata a Hotline Miami, ma poi prende una direzione completamente diversa. Più che altro il corto l'ho voluto realizzare un po' per raccontare ciò che porta la freddezza della violenza, cioè quando la violenza viene praticata senza emozione, senza rimorso o comunque senza una coscienza. E comunque il corto risulta una storia di 10 minuti di comunque puro intrattenimento, ma con un minimo di riflessione dietro. Senti, la violenza nei tuoi cortometraggi, o quantomeno in alcuni, è un elemento costante. Andando al di là appunto del credere che la violenza sia soltanto un qualcosa di contorno, per te cosa significa portare in un cortometraggio comunque una dose considerevole di sparatorie o di colluttazioni tra personaggi? Io penso che il cinema di genere in generale è un ottimo pretesto per appunto mettere in scena la violenza, semplicemente per il fatto che l'essere umano di natura è violenta, e giocare con la violenza all'interno di un'opera di finzione è un po' una sorta di non so, si può dire esorcizzazione, insomma è un modo di esorcizzare la violenza all'interno di ognuno di noi. Poi la violenza, partendo dal tema della violenza, si possono raccontare tante storie interessanti, che anche comunque lo scopo per cui la violenza è molto presente nei miei lavori, nei miei cortometraggi, nei miei film. Guardando il cortometraggio è emerso un fattore interessante, almeno dal mio punto di vista, ed è quello che il protagonista usa il telefono e attraverso il telefono praticamente si prende la responsabilità di portare a termine dei contratti. Ecco, il corto ha anche un valore quindi sociale, una critica verso la società che rende l'uomo quasi a un essere più simile a una belva, tanto che alla fine gli viene chiesto se lui riconosce di essere ormai uscito di testa, di essere pazzo. Esatto, il telefono, che poi è un elemento presente anche nel videogioco Hotline Miami, diciamo che è l'elemento che più sottolinea la freddezza di tutto quello che succede. Cioè comunque lui riceve delle telefonate da una voce anche piacevole, femminile, che con dei messaggi cifrati gli fa capire che deve entrare in un appartamento e deve fare una strage, però nella più totale normalità. Cioè è come se gli arrivasse una telefonata che gli ordina di andare a ordinare una pizza. In realtà lui deve entrare in un appartamento e uccidere chiunque sia all'interno. Quindi sì, sicuramente c'è questo voler raccontare la totale freddezza di un personaggio che attraverso anche un semplice messaggio telefonico accetta senza problemi, senza una coscienza, di fare delle cose tremende, e alla fine ne paga le conseguenze perché si renderà conto che questo lavoro lo sta portando nella follia. Senti, le sparatorie sono realizzate veramente bene. Grazie. Così come anche la fotografia. C'è la scena in cui il protagonista entra nell'appartamento, è forse una delle migliori scene di colluttazione che si è vista a questo Fippili fino adesso.
mi domandavo appunto da chi hai preso spunto, chi ti ha influenzato tra i grandi registi, perché oltre al rap io per esempio ho visto anche un po' di Scorsese nei suoi momenti, appunto come per esempio in Toro Scatenato o in The Departed, dove fa un abuso della violenza non naturalmente a scopo solo estetico ma dandole anche un profondo significato. In realtà non so che dirti, perché lo stile di regia e narrativo di questo corto è un po' una sperimentazione per me, perché io prima di questo corto ho sempre girato con la macchina a spalla, quindi molto movimentato, il che aiuta molto le scene d'azione. Quando hai un'immagine molto movimentata ti fa entrare più nell'azione. In questo ho voluto usare completamente un grandangolo e inquadrature fisse e raccontare l'azione e la violenza con queste immagini fredde e fisse. E quindi se ti devo parlare di influenza, anche se poi questa influenza magari non si nota all'interno del film, ti posso ricitare Refn o quello che reputo uno dei migliori registi al mondo e uno dei miei registi preferiti, che è Michael Mann. Infatti non a caso qualcuno, devo dire in pochi, hanno trovato delle analogie tra The Bunnymen e il primo film in assoluto di Michael Mann, che è Strade Violente, o comunque il titolo originale è Thief. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché Thief ha uno stile visivo che diciamo ho ripreso in Bunnymen con le dovute, ovviamente non mi reputo assolutamente a quei livelli, magari fare un primo film come Strade Violente. Quindi sì, diciamo tra Refn e Michael Mann, tra le influenze maggiori. Ultima domanda, ci sono altri progetti in cantiere, corti che farai a breve o che hai pensato o che stai scrivendo? Da poco ho finito di montare il progetto collettivo Adrenaline, che è un progetto ideato da me con altri 10 registi. Ognuno di loro ha collaborato con un cortometraggio che poi forma un film di 2 ore, che sono praticamente 10 visioni diverse dell'action e del thriller. Film molto adrenalinico, finito da poche settimane, e che nei prossimi mesi cercherò di mandare un po' ovunque, tra festival, concorsi, proiezioni. Per il resto mi dedicherò principalmente a quello nei prossimi mesi. Ringraziamo Daniele Misischia per averci concesso l'intervista, augurandogli buona fortuna con il suo corto The Bunnymen. Grazie mille.